mi incuriosisce e mi ha sempre incuriosito l'idea di immaginare che, essendo un'anima suicida, si muova così in maniera abbastanza dolorosa e aerea, come tutte le anime del purgatorio, no? Che aspettano la loro sede. E tutte le volte che io lo recito, in qualche modo immagino, ma non vi spaventate, insomma, è una cosa più così infantile che non esoterica o misteriosa, però mi piace l'idea di riuscire a rendere giustizia ad un'anima che ha tanto suggerito attraverso i suoi scritti cosa vuol dire vivere all'insegna dell'amore, cosa vuol dire all'insegna dell'essere amati, ma non soltanto come uomini innamorati di donne, ma come proprio di come uomini che vivono così intensamente, in maniera così poetica la loro vita, che per forza di cose si allontanano dalla realtà stessa. Di solito la musica lascia che l'immaginazione voli, no? Oppure che ci distacchi. Invece, contrariamente, sono qui le parole che vanno in una direzione molto aerea, molto alta. Se pensiamo alle poesie più importanti di Pavese, viene facile, diciamo, collegare un'astrazione. E la musica in questo caso invece si adagia concretamente sul terreno e ci fa riflettere. E l'amore descritto da Pavese le sta insegnando qualcosa, le sta lasciando qualcosa? Magari gli spettacoli, i film, i reading e gli incontri anche come questo possano, certo che lasciano, attecchiscono sulla predisposizione che si ha a lasciarsi andare, e quel lasciarsi andare è un momento che, essendo condiviso con il pubblico, una metà rimane a loro, una metà rimane a me. Mi piace il fatto che si possa fare questo reading all'interno di una chiesa consacrata, perché un'anima come lui, che insomma è rimasta un po' fuori da questo condominio cristiano, essendosi suicidato, e mi piace il fatto che in qualche modo si possa riavvicinare quest'anima persa. Ecco, questo mi piace, questo mi lascia questo spettacolo di questa sera, cioè il fatto di raccontare queste emozioni così laiche, perché l'uomo si sente al centro di, almeno Pavese, si sente al centro di se stesso in maniera prepotente, senza credere che ci sia un al di là, perché sennò avrebbe fatto meglio i conti. Il fatto di portare il teatro qui vicino, più alle persone, perché magari sono persone che di solito non vanno a teatro, la spinge in una certa maniera ad avvicinarsi ancora di più al pubblico? Credo nella evangelizzazione del teatro, cioè il teatro va portato nelle periferie, tra i piccoli centri, perché non tutti hanno la possibilità di muoversi, e credendo molto nel mio paese, credo che ogni angolo meriti un'alzata di gambe. Bene, grazie. Stupefatto del mondo, mi giunge un'età che tiravo dei pugni nell'aria e piangevo da solo. E le donne non contavano nulla nella famiglia. Siamo pieni di vizi, di ticchi e di orrori, noi, gli uomini, i padri, qualcuno si è ucciso, ma una sola vergogna non ci ha mai toccato. Non saremo mai donne, mai ombre a nessuno. Un'ubriachezza pallida le pesava sul volto. Sul volto, tanto giovane e stupendo, da fare male all'anima. Facevano di ebbrezza, travolti dentro il gorgo di quella luce livida. Siamo nati per girovagare su quelle colline senza donne, e le mani tenercele sempre dietro la schiena. Grazie veramente di cuore. Grazie. E gli sforzi che si fanno ancora per portare un po' di così avanzamento scolastico della conoscenza di voi tutti. Grazie di cuore, buona serata, grazie, grazie. Signora, salve, le è piaciuto? Sì, molto, una voce molto calda, il testo molto interessante, una bella interpretazione, belloccio. Sì, Pavese mi è sempre piaciuto. Le è piaciuto? Moltissimo, una bella poesia, una bella prosa, quindi complimenti a lui.
È bravo, devo dire che insomma magari riuscissi a fare un minimo di quello che fa lui, veramente bravo, anche se all'inizio insomma non era proprio partito bene, diciamo, però veramente bravo. Io spero che sia stato apprezzato per la sua bravura e non per la sua bellezza. Grande fascino, c'è poco da fare, bello, tutto bello.